Ne facciamo un ultimo sulla cotangente, visto che è una funzione strana. Ad esempio facciamo, ragazzi, la cotangente di 5 mezzi pi greco meno alfa. Allora, intanto la traslazione è intero o semintera? Semintera, quindi la cotangente diventa la tangente. E mi devo soltanto chiedere se metterci davanti il più o il meno. Allora, prendiamo la nostra circonferenza goniometrica, andiamo a disegnare alfa, che è sempre un angolino piccolo. E devo creare 5 mezzi pi greco e poi fare meno alfa. Allora, ragazzi, quanto fa 5 mezzi? 2, 2,5. Attenzione che 2 pi greco è un giro. Quindi questo qui, cioè io faccio ruotare l'angolo più di un giro completo, perché 2,5 vuol dire 2 più 0,5. Allora, se io faccio fare un giro completo, ritorno ad alfa. Ci siamo? Quindi è come se 5 mezzi pi greco l'avessi scomposto in 2 pi greco più pi greco mezzi. Ecco, far fare a un angolo 2 pi greco, ritorni al punto iniziale. Quindi è come se io fossi ancora lì, non ho fatto niente, ok? Quindi è come se non ci fosse quella rotazione lì. Cioè l'ho fatta e sono ancora lì, bene? Adesso che sono ancora lì, devo sostanzialmente andare a creare pi greco mezzi meno alfa. Bene, quindi i 2 pi greco non mi è servito a niente. Quindi dire 5 mezzi pi greco meno alfa e dire pi greco mezzi meno alfa è la stessa cosa. Ora, si vede ancora il carattere semintero perché pi greco mezzi m fa un mezzo, quindi dire 5 mezzi e un mezzo è la stessa cosa. Sa, dov'è pi greco mezzi meno alfa? È nel secondo o nel primo? È nel primo. Ragazzi, pi greco mezzi più alfa è nel secondo, ma pi greco mezzi sono qua. Se io faccio meno alfa, devo semplicemente disegnare questo angolino alfa e pi greco mezzi meno alfa è questo angolino qua. Sono qua. Ora, io qui devo chiedere il seno della cotangente o il seno della tangente? Di questa qui, chiedo lei. Bene. La cotangente, essendo definita come coseno fratto seno, le operazioni sono le stesse che con la tangente, cioè i segni di tangente e cotangente sono uguali, quindi la tangente è positiva nel primo e nel terzo, come la cotangente, e la tangente e la cotangente sono negativi nel secondo e nel quarto. Quindi nel primo quadrante sono, la cotangente è positiva. Questi sono gli esercizi, diciamo, abbastanza semplici, però bisogna fare esercizi, perché bisogna cominciare, ragazzi, a disegnare. Se voi non disegnate, non si capisce assolutamente nulla. Papà, ci hai un attimo perché è diventato più grande? Perché 5 mezzi pi greco. Immagina che io ti chieda 5 mezzi pi greco. Mettiamo 5 mezzi pi greco in gradi. Allora, 5 mezzi pi greco quanto fa? Pi greco corrisponde a? No, no, ragazzi, pi greco in gradi, in 180 gradi. Quindi, proporzione fatta molto velocemente. 180 diviso 2? 90 gradi. 90 gradi per 5? 450 gradi. Ora, perché 450 gradi corrispondono, o meglio, ha lo stesso seno e cosseno e tangente di 90 gradi? Perché 450 è 360 più 90. Quindi, se io sono qui, perché 450 è come dire 90? Perché se io faccio un giro e sono ancora qui. Quindi è come se non avessi fatto niente, quello, se tu fai un giro completo, sei ancora lì. È come quando va a Monopoli, passa dal via e poi ripassi dal via, sei ancora lì. E poi, quando sei qui, giri di e arrivi qua. E allora la domanda è, ma allora io ho fatto 5 mezzi pi greco o solo pi greco mezzi? E
E entrambi, cioè alla fine arrivo sempre lì. Boh. Ok? Quindi se tu fai ragionare con i gradi, so che è più facile. È chiaro? Quando il numero che moltiplica pi greco è più grande di 2, significa che tu devi togliere dei giri, perché ne hai troppi. Quindi, se ti chiedo dove si trova l'angolo 18 pi greco più 15 gradi, quindi pi greco dodicesimi, ecco, 18 pi greco significa che tu quanti giri fai? 9, un pollo avrebbe detto 18, perché 18 ovviamente è 9 volte, ok? 2 pi greco per me vuol dire giro, quindi ho fatto 9 giri, ho preso 20.000 lire ogni volta che passavo dal via con Monopoli, sono diventato ricco ma sono sempre lì, e poi dopo che ho fatto 9 giri devo fare pi greco dodicesimi che è qua, ok? Quindi quando un numero è più grosso di 2 dovete togliere dei giri o farli tutti e poi siete sempre lì.